Una revisione generale della propria bicicletta. È partita così a Lodi la settimana della mobilità sostenibile promossa in città dalla Federazione degli Amici della Bicicletta e dell'Ambiente con l'apporto di Banca Centro Padana. Proprio davanti alla sede centrale dell'Istituto di Credito in Corso Roma è stato allestito il punto di revisione delle bici. Ma qual è la situazione della rete delle ciclabili in città? A Lodi non possiamo certo dire che le piste ciclabili mancano. Quello che la nostra associazione rimarca più volte, e spero che verrà ascoltata, è quella della manutenzione, perché sappiamo che una pista che non è sicura, che non è bella, che non è ritenuta molto, diciamo così, appunto fruibile. Viene abbandonata, viene lasciata dai ciclisti, per cui quello che noi continuiamo a ripetere è alle persone di andare in bicicletta, però alle amministrazioni competenti quello di mantenere bene le piste ciclabili, sia come segnaletica che come manto stradale. I lodigiani utilizzano le piste ciclabili? L'uso della bicicletta sta aumentando sicuramente e i motivi sono i più disparati. Uno perché è economica, per cui la crisi sicuramente fa favorire la bicicletta ad altri mezzi. Due, comincia, cioè, è sempre più, la gente è sempre più consapevole che i problemi del clima e del traffico si affrontano anche con dei comportamenti, diciamo così, quotidiani e personali. E ci sono persone che sicuramente pensano di usare la bicicletta anche per questo. E i giovani come si comportano? I giovani sono una buona fetta di questo scenario degli utilizzatori della bicicletta. Certo, i giovani, come spesso accade in tanti campi, loro pensano molto anche al divertimento e all'avventura, per cui c'è sicuramente un incremento nelle biciclette a scatto fisso, nelle biciclette, diciamo, per fare delle evoluzioni, insomma, c'è tutto un campo che però a noi fa solo piacere perché avvicina queste nuove generazioni sicuramente ad uno strumento, a un mezzo di trasporto ecologico ed economico. Per cui va bene tutto, va bene la bicicletta con i copertoni colorati, insomma, vintage, purché si usi la bicicletta. C'è chi dice che i ciclisti sono poco disciplinati, è vero? E come negarlo? Ci sono dei comportamenti che ancora oggi non sono, diciamo, conformi al codice della strada, se vogliamo essere, però a volte basta avere un po' di senso di responsabilità e senso civico per capire che non sta succedendo quello che ci si aspetterebbe da un ciclista. La nostra associazione su questo fronte è molto attiva. E continuiamo anche se riteniamo che i comportamenti, diciamo così, non regolari dei ciclisti non sono probabilmente in percentuale maggiore rispetto a quelli che troviamo poi nel comportamento degli automobilisti, dei motociclisti, dei pedoni, ecco, per cui è un senso civico comune che deve migliorare. Perché Centro Padana ha deciso di aderire alla settimana della mobilità sostenibile? Due risposte. La prima è, insomma, il sottoscritto si fa circa 10.000 km all'anno in bicicletta, perché sono un appassionato delle due ruote, quindi poteva già bastare solo questo, ma questa è la risposta, spero simpatica. La risposta, quella seria e quella vera, è che Centro Padana crede assolutamente in tutto ciò che è veramente sostenibile, ma lo dico nel vero senso della parola. Al di là del caro benzina che sta comunque toccando tutti, la provincia, il Lodigiano si presta anche come territorio per poter essere maggiormente utilizzato con le due ruote, perché tolta San Colombano siamo assolutamente in una zona pianeggiante, quindi dai bambini agli adulti, alle persone meno giovani, la bicicletta è assolutamente un mezzo veramente che fa bene e contribuisce alla salubrità del nostro ambiente. Quindi ognuno, se riuscisse a fare un piccolo sforzo in questo, ne porteremo a casa vantaggi decisamente tutti quanti. E oggi, voglio
volevo ringraziare i volontari della FIAB di Lodi che ci stanno dando veramente non una gran mano, noi cerchiamo di dare una gran mano loro perché gli attori principali sono veramente loro e l'affluenza di stamattina per farsi mettere in bolla, verificare le biciclette sta sicuramente dando il suo successo perché c'è molta affluenza di pubblico, quindi la cosa è sentita. Poi torno a dire, io sono un fermo sostenitore della bicicletta, ma ahimè arrivando da Varese farei fatica a farlo tutti i giorni, qualche volta sì, però dai.